come ci siamo in Chirialta, in questa località, in questa zona, noi sono a 2 euro, tanto sanno e fare, se ancora burro a posto aspetto di un giovanotto, voi cosa andare adesso tempo, se adesso sanno, so, e a 24 anni mi sono trasferito a Monti, noi mi sono sposato felicemente con Geremia. E come mi è cominciato a minare questa passione di poter seguire questa tradizione, questa cultura, adesso il manno, so che non sono tradizioni, che non sono accompagnato per un secolo, so, che non sono gente si è arrangiata a vivere quante le vite possibili di vivere. E questa tradizione della Salegna è una certa età, da che sono diventato con un sospiro al bianco, so, mi sono impegnato, sono da Mizzotto, a fare che nasca un'associazione culturale, sul Misurieri. E con questa associazione noi siamo dedicati a certe cose, siamo fattendo cultura, cultura è importante, siamo valorizzando il suo territorio, siamo valorizzando la risorsa culturale del suo territorio, siamo insegnando questa cosa di Smeralda, e siamo insegnando del suo turismo, e presentiamo un biglietto di visita importante a questi turisti che arrivano. Poi abbiamo fatto nascere questa rassegna culturale, che sono battute in bora di spettacolo, e ringraziamo questo artista, Sacale Gesino De Iana, il gruppo Volco di Ulvi, e tutto il suo Schirumbeni, il sostenore di Uliena, il sostenore di Alà, il sostenore di Monti, il Sugor di Luri, che in questo anno si sono alternati in tantissimo in questa rassegna nostra. Sono beni tutto senza interesse di lucro. Sono beni per difendere, per diffondere questa cultura, questa tradizione, questa Salegna e del suo territorio. E lo paga in prosamore questa cultura, prosamore questa cosa che proveniva del suo passato. Noi auguriamo di continuare con questa iniziativa, questa è una risorsa importante per noi e per tutto noi e per tutto quanto. Poi noi siamo impegnati pure in questa altra iniziativa, che abbiamo in questa del Suburizzolo, che è in questa del Suino Novello. Organizziamo questo torneo di Samurra e tante altre iniziative importanti. E siamo intenzionati di continuare in questa iniziativa. Però dobbiamo tramandare a questi figli che sono nascendo tutti questi valori, che con il suo progresso, con tante cose, sono insegnati ad andare in decadenza e in declino. Noi, se per questo, non possiamo fare gran manco di questo artista importante, di questo figlio importante al della Salegna rispetto a Alessio Suino e tanto altro, e Maria Teresa Verghello, sono cantatori a chi terra, sono tenori che si sono alternati, e tutto il suo pubblico che con pazienza viene da noi ascoltare. Mi auguriamo a questa edizione che paghiamo, di essere tutto il suo scalzo di spiegare, di seguire questa iniziativa. Buon ringrazio a tutti.